appunto l'ho sempre considerato uno dei migliori. Alcune delle manifestazioni di gruppi come quello di Confalonieri, Negri, Tovaglia, eccetera, hanno rappresentato veramente un momento breve ma di estrema intelligenza, certo, che oggi per esempio non esiste. Cioè, a parte la questione della grafica, del graphic design, c'è proprio una intelligenza nel manovrare la tipografia e la messa in atto degli accorgimenti grafici, che proprio in questi nomi è molto ben identificato. Una volta l'efficacia era molto maggiore, anche semplicemente la serie di pubblicità in bianco e nero fatte per appunto la Tovaglia, per esempio, erano estremamente efficaci, perché queste immagini brevi in bianco e nero con una certa qualità di humor erano molto più efficaci di queste quantità di immagini colorate, variopinte, che finiscono per avere un impatto molto modesto. Naturalmente le cose sono molto cambiate. All'epoca di Carosello era un raccontino, e allora per la popolazione televisiva, che era ancora inesperta, il fatto di avere questo raccontino rappresentava come un incontro, una specie di divertimento serale, eccetera. Ora le cose sono molto cambiate, quindi non c'è più bisogno del raccontino televisivo, perché purtroppo ci sono raccontini molto peggiori nella prima fascia della sera. In compenso la pubblicità è molto migliorata, cioè la pubblicità, la grafica pubblicitaria televisiva è una delle poche cose in cui la televisione è andata avanti, perché mentre la televisione delle varie rubriche è quasi sempre insopportabile, lo spot televisivo molto spesso è molto efficace, perché ha imparato la tecnica della visualizzazione e quindi permette una rapidità di associazioni che una volta non erano possibili, perché il fruitore non era abituato, certo, a questa rapidità, mentre oggi il pubblico riesce a capire quello che lo spot vuol dire e in una maniera molto efficace. Non solo, ma molto spesso lo spot televisivo si serve di immagini che corrispondono a quello che è l'arte dei nostri giorni, l'arte tra virgolette dei nostri giorni, non è più la pittura tradizionale, la scultura tradizionale, è molto spesso basata su video, su filmati, su presentazioni, performance, eccetera, che hanno molta affinità con lo spot televisivo. Bombardamento troppo continuo finisce per togliere quell'interesse che c'è quando le cose sono più distanziate. Oggi si finisce per zoomare continuamente e non fermarsi su niente, mentre invece se ci fossero degli intervalli, delle pause che staccano un
elemento dall'altro, questo non solo nella televisione, ma nella pittura, nella musica, eccetera, allora le persone avrebbero più interesse a guardare più in fondo una determinata cosa. Il caso di Tovaglia è abbastanza curioso. Mi ricordo di averne parlato con la vedova, sì, signora Becker, poco dopo la morte di Tovaglia, perché lei in fondo diceva non è riconosciuto per quanto merita. E dicevo, sì, è effettivamente così, perché in fondo altri dell'epoca hanno avuto un richiamo maggiore, forse perché hanno portato più in fondo certe zone che squilibravano la produzione, mentre in Tovaglia non la squilibravano. Per esempio, Grignani. Grignani è stato indubbiamente uno sperimentalista straordinario, ma in un certo senso l'opera di Tovaglia è molto più equilibrata di quella di Grignani. Però Grignani ha avuto un impatto maggiore proprio perché ha fatto quelle ricerche di dive, quelle uso di obiettivi alterati, eccetera, che davano un maggior impatto di quanto fossero le cose di Tovaglia, molto più equilibrate, molto più normali. Questo si può dire anche per altri grafici, non so, da una parte Steiner, dall'altra parte... Anche Franzoni, di quelli che hanno portato all'esasperazione. Lo svizzerismo portato al suo eccesso diventava addirittura assurdo. In Tovaglia invece non c'è mai stato questo eccesso di servirsi della concrete Kunst svizzera, ossia dell'insegnamento di Schubert e di Bill. Quindi Tovaglia è molto più equilibrato, molto più artisticamente positivo di quanto non sia la grafica di un Huber. Però in Huber abbiamo la grafica di origine svizzera portata alle sue estreme conseguenze. In quell'epoca c'è stata anche una notevole sintonia con la poesia visiva, con queste correnti concettuali, dell'arte concettuale. Mi pare che Tovaglia abbia fatto anche della poesia visiva, cosa non indifferente, perché dimostra appunto un interesse della grafica anche per la grafica pura, diciamo, non la grafica applicata. Sì. Ora, le due cose per me sono sullo stesso piano, cioè il valore grafico applicato alla pubblicità non è meno importante della grafica pura, anzi, in un certo senso è più importante perché arriva più a diffondersi molto di più. Però il fatto di avere un interesse per la poesia visiva, penso a quelle manifestazioni di Milano Poesia, per esempio, dove si vedevano dei poeti visivi insieme a degli artisti, eccetera. Questo mi pare una cosa molto importante di quel periodo che oggi è un po' passato di moda, diciamo. Sì. Credo che come influenza didattica sia stata molto più equilibrata, anche qui la parola equilibrio mi pare che nel caso di Tovaglia sia la più adatta, perché per esempio Fronzoni, carissima persona, è ottimo docente, ma per conto mio negativo, perché portava a un calvinismo grafico veramente eccessivo.
mentre invece questo in Travaglia non c'è assolutamente. Quindi il fatto di rendere le operazioni più facilmente fruibili penso che sia un grandissimo merito.